giorno dall'unità ambientale della polizia locale. Mater Dei, rifiuti edili gettati nei cassonetti. Se ne è accorto un cittadino attento che ha immediatamente segnalato l'illecito alla polizia ambientale. Gli agenti hanno trovato sacchi di materiale sversati nei cassonetti e anche lungo la strada. Individuata agevolmente la provenienza, il titolare della ditta è stato denunciato e i rifiuti sequestrati. Amianto. Un materiale pericoloso che deve essere smaltito secondo rigorose procedure da tecnici specializzati. La polizia ambientale riceve frequenti segnalazioni di materiale contenenti amianto abbandonati in strada. Un gesto criminale che può nuocere alla salute pubblica. Grazie anche alle indicazioni dei cittadini, nella sola prima metà di luglio sono state bonificate circa 30 aree nei quartieri di Poggioreale, Stella, San Carlo, Chiaiano, Miano e Ponticelli. Via Benedetto Croce. Denunciato l'amministratore di un condominio di un palazzo storico, tutelato da vincoli architettonici, per aver consentito il deposito, nell'androne del palazzo, di un'abbondante quantità di rifiuti derivanti da lavori di ristrutturazione avvenuti più di un anno fa. Il condominio aveva già ignorato diverse diffide della ASL. Una buona notizia. A Fuorigrotta due agenti in borghese notano alcune persone a bordo di due scooter che trainano a mano una motocicletta. Gli agenti si avvicinano per un controllo. I quattro abbandonano di scatto la moto e fuggono a bordo degli scooter. Il veicolo, che era stato appena rubato a Piazza Lala, è stato subito restituito al proprietario. Il genio della settimana. Grandi sacchi neri abbandonati lungo Via De Cesare e Via Narbones. Gli agenti li aprono e trovano tra i rifiuti diverse ricevute e alcuni menù di un ristorante della zona. Immediata la multa al titolare.